Ciao ragazzi e bentornati sul canale Mac Gabri Collections ed eccoci tornati con il nuovo appuntamento di Costruisci il modellino di Terminator T-800 in scala 1 a 2. In questo video tutorial faremo l'unboxing del fascicolo numero 16 dove andremo ad assemblare la parte inferiore del braccio, poi andremo ad assemblare un anello dentato e poi i tre pistoncini dell'avambraccio. Tutta questa parte la andremo ad assemblare alla parte del muscolo dell'avambraccio che abbiamo già assemblato. Siete pronti per questo nuovo tutorial? Allora iniziamo, vai Terminator! E prima di iniziare l'unboxing mi raccomando lasciate un super like al modellino di Terminator, abbonatevi al nostro canale e soprattutto cliccate qui in basso a destra per iscrivervi al canale Mac Gabri Collections per seguire insieme a noi tutta la costruzione di questo spettacolare modellino. Qui in alto a destra vi lascio il link alla playlist dove potete consultare i tutorial precedenti. Andate a vedere anche l'ultimo video che abbiamo pubblicato del modellino di Mazinga Z. In questo video lavoriamo proprio sul modellino e andiamo ad assemblare il piede sinistro completo della corazza. Ragazzi, veramente spettacolare. Andiamo tutto ad assemblare l'articolazione della caviglia e andiamo a montare tutto il piede sulla struttura bassa della gamba. Spettacolare. Mi raccomando, andatelo a vedere. Detto questo, iniziamo un nuovo unboxing e anche oggi è il giorno buono per fare modellismo. Iniziamo! Andiamo subito a ripassare quello che abbiamo assemblato nel tutorial precedente. Specialmente per i nuovi iscritti del canale abbiamo completato la mano destra del modellino. Eccola qui ragazzi, con tutte le dita articolate. È veramente un gioiellino, guardate che spettacolo, tutte le sezioni delle dita che ruotano. Eccolo qui il pugno di Terminator, wow, veramente un bel pezzo ragazzi. Come avrete capito, a breve andremo a completare l'assemblaggio del braccio destro, particolare sulla quale stiamo lavorando ormai da parecchio tempo. E questa invece è la situazione attuale dell'assemblaggio della testa del modellino. Ragazzi, è veramente un capolavoro. Nel tutorial precedente abbiamo assemblato la parte sinistra della testa con i vari meccanismi che si vedono diciamo dall'esterno. Guardate che bello ragazzi, è veramente bella la testa. Anche la testa si sta quasi per concludere, nel senso stiamo lavorando in parallelo sul braccio e sulla testa, quindi ci alterniamo un fascicolo sì, un fascicolo no, quindi a breve andremo a completare non solo il braccio ma anche la testa del nostro modellino, che è veramente un capolavoro. Wow, terrificante la testa del Terminator ragazzi, fa un po' paura ma veramente bella. Ok, iniziamo un nuovo unboxing, procediamo. Andiamo quindi a vedere il fascicolo numero 16 di Terminator, opera distribuita in edicola dalla Schett per collezionisti e per modellisti. Allora, all'interno del fascicolo, nella sezione La fantascienza al cinema, troviamo la sintesi delle avventure di Bucaro Banzai nella quarta dimensione. Tutto da leggere ragazzi, veramente interessantissimi questi fascicoli. Spostiamoci subito a vedere le fasi di assemblaggio, eccole qui ragazzi, andiamo a montare quindi la parte inferiore del primo braccio, che è costituito da questa parte che adesso andiamo ad analizzare. Quindi andremo anche a recuperare gli altri elementi che abbiamo già ricevuto come questo, andiamo a montare poi l'anello dentellato, andremo ad unire questi due particolari e poi ci rispostiamo a lavorare sulla parte dell'avambraccio che abbiamo già assemblato, sulla quale andremo a montare questi nuovi pistoncini. Praticamente così è come si presenterà tutta la struttura dell'avambraccio con i nuovi elementi appena assemblati. Allora, diamo un'occhiata alla fustella con i nuovi particolari, eccola qui, e andiamo ad assemblarli. E
In questa prima fase di assemblaggio andiamo a recuperare la base del giunto del braccio, particolare ricevuto con l'uscita numero 7. Andiamo poi a prendere l'anello dentato che abbiamo ricevuto. Eccolo qui, ragazzi, un particolare realizzato in plastica, diciamo, semi rigida. Su questa superficie possiamo trovare tutti i vari denti che permetteranno di ruotare a scatto il braccio e quindi mantenerlo nella posizione desiderata. Allora, dietro l'anello in gomma troviamo questi quattro perni che utilizzeremo per fissarlo all'interno del giunto. Infatti lo andiamo a orientare in questo modo, lo andiamo a inserire all'interno di questo perno e facciamo coincidere i quattro perni in gomma con i relativi fori. Vediamo. Ok, una volta calzato, diciamo all'interno, si presenta in questo modo. Come potete vedere, è tutto affogato all'interno. Andiamo ora ad analizzare la parte inferiore del braccio che abbiamo ricevuto, particolare realizzato in plastica. La cosa interessante è questa superficie dove possiamo vedere la parte speculare della dentellatura dell'anello che abbiamo appena assemblato. Infatti adesso recuperiamo questo particolare, lo andiamo a orientare in questo modo, mentre la parte inferiore del braccio la orientiamo in questo modo. Quindi andiamo ad allineare questa scanalatura con questa nervatura del giunto. A parte che questi possono ruotare tra di loro, però seguendo le immagini del fascicolo andiamo a posizionare come da istruzioni. Allora, ecco fatto, ragazzi. Andiamo subito a fare un piccolo test. Come potete vedere, facendo una piccola rotazione di questa parte, si solleva leggermente e poi va a finire all'interno dell'altra cava dei denti. Come potete vedere, questo è il movimento quando poi andiamo a ruotare. Quindi ad ogni scatto di questo corrisponde una posizione. Spettacolare. Andiamo ora ad osservare la parte interna della parte inferiore del braccio. Quello che ci interessa è questa nervatura che troviamo. Eccola qui, ragazzi. Questa ci servirà di centraggio per assemblare la parte dell'avambraccio con i muscoli. Quindi l'andiamo a recuperare. Eccola qui la parte che avevamo già assemblato. Allora, come potete vedere, in corrispondenza di questo diciamo cilindro troviamo la scanalatura. Infatti questa sarà la scanalatura che dovrà coincidere con quella nervatura. Quindi adesso non facciamo altro che andare a posizionare tutto questo gruppo all'interno. Eccolo qui, ragazzi, perfettamente allineato. Adesso, attraverso il foro centrale che vedete qui in basso, andiamo ad unire tutti questi particolari con la vite lunga che abbiamo ricevuto. Dobbiamo inserire anche una rondella antisvidamento, quindi non ce la dimentichiamo. Procediamo. E così è come si presenta il gruppo dell'avambraccio dopo averlo unito con il giunto. Adesso è tutto solidale. A questo punto possiamo fare anche un test di rotazione. Vediamo. Ecco qui, ragazzi, vedete come l'elemento fa dei piccoli scatti e rimane nella posizione, diciamo, stabilita. Guardate che spettacolo, funziona molto bene. Eccolo qui. Wow! Recuperiamo ora i tre pistoncini che abbiamo ricevuto. Eccoli qui, ragazzi, sono tre particolari realizzati in plastica, sono uguali, eccoli qui, in lunghezza e nella forma. Allora, questi li andremo ad assemblare, diciamo, sui cilindretti che abbiamo già assemblato sulla struttura dell'avambraccio. Adesso qui davanti andremo a montare un altro sistema con il gommino che permetterà di farlo scorrere all'interno del cilindro. Procediamo. Ci spostiamo quindi a lavorare sull'estremità piccola del pistoncino e in corrispondenza del perno andiamo a inserire un anellino gommato. Eccolo qui.
Adesso lo andiamo a fissare con la vite. Allora, se questo gommino dovesse staccarsi, cosa che è già successa con i cilindri quelli grandi, diciamo della parte del bicipite del braccio, andremo ad unire il tutto con la colla in modo tale da evitare il problema. Ed ecco come si presenta la rotella in gomma dopo averla assemblata. Allora, fate attenzione perché sulle istruzioni dice chiaramente che una volta serrata la vite la rondella deve essere ancora in grado di ruotare, quindi non va serrata con la colla assolutamente, ragazzi, ma bisogna lasciarla libera di ruotare. Infatti a breve andremo a fare il test di inserimento all'interno del cilindro e andiamo a vedere come funziona questo dispositivo e se il tutto è corretto. Adesso andiamo ad eseguire la stessa operazione con gli altri due pistoncini. Procediamo ed eccoli pronti per essere assemblati. Recuperiamo quindi la struttura dell'avambraccio e andiamo a inserire il primo pistoncino all'interno del cilindro, quindi andiamo a vedere come funziona. Allora, eccolo qui. Allora, ragazzi, devo dire che funziona bene, l'attrito è minimo, quindi non c'è assolutamente il rischio che il gommino si stacchi dal pistoncino, anzi mi sembra che funziona molto meglio del cilindro che abbiamo assemblato sul bicipite. Andiamo a fare quindi la stessa cosa con il secondo cilindro, anzi questo è anche lento, ragazzi, devo dire, e poi andiamo a inserire anche il terzo. Ed ecco qui, ragazzi, come si presenta la struttura, diciamo, inferiore del nostro braccio destro. Quindi siamo quasi per completare tutta questa parte. Qui andremo ad unire a breve la mano del nostro modellino, mentre da questo lato ci andremo a collegare al bicipite del braccio. Guardate che bello questo particolare a questo punto dell'assemblaggio. Bene amici, ed eccoci arrivati al termine di questo video tutorial. Facciamoci quindi una panoramica dello stato attuale dell'assemblaggio del modellino. Iniziamo ovviamente dal braccio destro. Ecco qui come dovrebbe presentarsi una volta che andremo ad unire tutti gli elementi del braccio, quindi la parte del bicipite che si va a collegare con il giunto che abbiamo utilizzato in questo video tutorial, dove in mezzo andremo a mettere altri due dischi in gomma dentellati che ci aiuteranno nella rotazione. Ecco qui la parte aggiornata dell'avambraccio con i cilindretti e i pistoncini che abbiamo appena assemblato, ed ecco qui la mano completa. Guardate che bello, ragazzi, per non parlare poi della testa. Guardate, ormai la parte frontale sembra tutta completata. Guardate che spettacolo, ragazzi, modellino veramente eccezionale, non vedo l'ora di andare avanti con le prossime fasi. Allora amici, il video tutorial finisce qui, mi raccomando lasciate un super like al modellino di Terminator, abbonatevi al canale e soprattutto cliccate qui in basso per iscrivervi al canale Mac Gabby Collections per seguire tutta la costruzione di questo spettacolare modellino. Vi lascio con questa panoramica e ci vediamo sul canale, ciao!